Grazie di essere con noi. Grazie a voi tutti. Segnalatemi in qualsiasi momento dei problemi tecnici. È un rammarico non essere fisicamente a Siena, che per me è una città essenziale nella mia formazione, e essenziale anche nei miei affetti, e soprattutto rivedere di persona l'amico di lunghissima data, Marco Ventura, e che ringrazio molto per queste bellissime parole. In effetti viviamo tutti un momento di difficoltà, e forse è proprio in questi momenti che bisogna trovare, insomma, le energie, le forze per riconfigurarsi, ridisegnarsi, rilanciare, andare avanti. E cercheremo di farlo, e Marco Ventura è sicuramente un maestro da questo punto di vista. Però entro nell'argomento del nostro incontro. Ci sarà una prima parte della mia presentazione, che sarà un po' teorica, forse anche un po' densa. E poi però ci saranno degli esempi anche visivi, ma insomma interrompetemi in qualsiasi momento nel caso di difficoltà anche nel seguire. Allora, le immagini sono centrali per comprendere le culture religiose, anche quelle che si fondano sulla negazione delle immagini. Sempre più gli studiosi e le studiose sentono l'esigenza di dare una visibilità alla storia delle religioni e all'esegesi dei testi sacri. L'una e l'altra, infatti, contengono linee importanti che tuttavia non si sono espresse tanto in parole quanto in rappresentazioni visive, perdute le quali anche il senso religioso che esse manifestavano si è reso occulto. Un esempio, come sottolinea Eleanor Ferris Beach nel suo articolo The Samaria Ivories, Marzia and Biblical Text, a proposito della dimensione femminile nella figurazione del sacro, cito: "The disappearance of the visual context has made it difficult for us to see these meanings. Revision of exegetical methods to include the visual also has implications for feminist biblical scholarship, since in these cases and probably others, a feminine component had become invisible." Fine della citazione. La riconsiderazione dell'ascito visivo delle culture religiose consente di sondarne i significati in modo nuovo, al fine di costruire ciò che, a partire dai primi anni 90 del secolo scorso, viene identificato come cognitive iconography, iconografia cognitiva o iconography of the mind, iconografia della mente. Nel capitolo The Archaeology of Religion, pubblicato nel 1998, Colin Renfrew già sottolineava come, cito, "Iconographic representation is one of the most promising routes towards the detail of some belief system." Fine della citazione. Per cogliere il dato cognitivo implicito nell'iconografia di una religione, vi è però bisogno di un metodo di interpretazione che non si concentri solo sulle parole, ma anche sulle immagini. La semiotica, disciplina del senso e della significazione, offre tale metodo. Molte religioni attribuiscono un corpo alla trascendenza anche nel momento in cui ne negano la rappresentazione. Proibire la raffigurazione del volto divino significa implicitamente postularne l'esistenza o perlomeno la pensabilità. In effetti, data l'importanza che il volto riveste nell'evoluzione della specie umana, nel suo impianto cognitivo e di conseguenza anche nelle sue culture, non vi è parte del corpo la cui immaginazione sia stata più centrale nella storia delle religioni. Certamente questa abbonda anche di altre parti del corpo, di mani, piedi, genitali, eccetera, ma nulla come il volto occupa il desiderio iconografico associato ai sistemi di credenza.
In questo senso si potrebbe ipotizzare su basi archeologiche e storiche che la transizione dal politeismo al monoteismo è anche una transizione dalla poliprosopopea alla monoprosopopea o addirittura all'antiprosopopea, ove prosopon è il termine greco per volto, mentre la prosopopea ne designa il racconto, in questo caso il racconto per immagini. Così, alla fine di The Many Faces of the Goddess, una densa monografia dedicata all'archeologia cognitiva delle dee siro-palestinesi, Isaac Cornelius conclude che, cito, "The goddesses of Syro-Palestine had many faces. There was not only one goddess, but a multiplicity of goddess images, some of which we can identify as Anat, Astarte or Kedeshet, and reluctantly, perhaps, with Asherah." Fine della citazione. In questo, come in altri casi, la transizione dalla polilatria alla monolatria coincide con l'eliminazione della molteplicità dei volti divini, fino alla loro completa estinzione nell'imperativo della non raffigurazione, che tuttavia reca ancora una traccia, come un'ombra delle epoche iconografiche passate. Per la storia culturale delle religioni, dunque, sono di massimo interesse proprio le transizioni, e specialmente le loro cuspidi, quando una tendenza alla molteplicità dell'immaginazione della trascendenza si ripiega su se stessa fino a espellere l'idea stessa di rappresentazione, o quando, al contrario, le tensioni interne al dogma iconoclastico o alla monoprosopopea riprendono forza ed esplodono in una miriade di nuovi numi. Se poi ci si interroga sulle ragioni profonde di questa oscillazione, di questo continuo andirivieni fra divinità molteplici dai tanti volti e divinità univoche senza volto, oscillazioni a volte lente di millenni, a volte rapidissime, bisognerebbe forse rispondere pensando alla nostra stessa natura oscillatoria di individui, all'esigenza psicologica di noi tutti di passare dal molteplice all'univoco e da questo al molteplice per vivere appieno il senso dell'uno e dell'altro. Queste dinamiche sono probabilmente antropologiche e riguardano le culture religiose nel loro insieme. E tuttavia sarebbe superficiale non considerare che esse, queste dinamiche, si specificano poi in modi diversi nel tempo e nello spazio, attribuendo diverse declinazioni alla molteplicità dei volti, alla loro singolarità, alla loro negazione e alle operazioni che conducono da ciascuna di queste tappe dell'immaginario alle altre. Deus, letteralmente luce, cielo, Dio, anche Deus Ter, letteralmente padre, Dio, cielo, luce del giorno, è il nome ricostruito del Dio, cielo, luce del giorno nella mitologia proto-indoeuropea. Non esiste una iconografia, eppure è un fatto che il suo corpo, dal quale discendono molte divinità centrali nel complesso e variegato universo religioso indoeuropeo, si è immaginato dalle origini come sessuato, come dotato di un genere e come provvisto di due attributi essenziali, quello prevalentemente spirituale della luce e la sua controparte fisica della paternità. Il dio centrale della mitologia proto-indoeuropea è un dio luce, ma anche un dio padre rispetto al quale la divinità madre esiste, ma è complementare, derivata. Caratteristiche simili si riscontrano nelle mitologie europee di radice non indoeuropea, come nel caso della divinità albanese Perendi, forma albanese definita Perendia, che è la parola albanese per Dio e per cielo. Anche in questo caso, in effetti,
gli attributi del controllo sul cielo, e in particolare sul fulmine, sul tuono, sulla pioggia, così come l'attributo della paternità, sono predominanti. Bisogna tuttavia esercitare una certa prudenza nello studio di questi immaginari, in quanto furono probabilmente riscritti per inerzia o per iniziativa a seguito del diffondersi di immaginari monolatrici e monoprosopopeici. Si pensi per esempio alle religioni baltiche, presso le quali il Dievas lituano, il Dies lettone, il Deus gallo, il Deis prussiano e il Deivas jatvingico, erano la divinità suprema del cielo, della prosperità e della ricchezza, sovrani degli altri dei e creatori dell'universo. La descrizione di Evas in questo universo baltico si deve principalmente però a fonti testuali paleocristiane che lo descrivono come un vecchio saggio, come un vecchio mendicante, mentre i dati linguistici precedenti sembrano suggerire una morfologia più varia e slegata dall'influsso cristiano, con un Dievas che prende la forma di animali e di piante varie. In moltissime religioni antiche, in ogni modo, i sistemi di credenza si formano intorno all'azione antropologica chiave del levare il capo verso il cielo, che è un movimento forse strettamente legato all'evoluzione biologica della postura della specie. La specie umana non è l'unica a poter orientare il proprio sguardo verso l'alto piuttosto che verso il basso, e tuttavia è impossibile non sospettare una coincidenza tra, da un lato, la capacità biologica, neurofisiologica, percettiva e cognitiva di distogliere lo sguardo dall'entorno ambientale immediato e, dall'altro, l'elaborazione di sistemi di credenze religiose centrati sulla dimensione celeste. Molte divinità primigenie nella storia delle religioni sono ipostasi di questa controparte celeste di uno sguardo umano liberato dal rapporto scopico e cognitivo con la terra. Eppure il grado di antropomorfizzazione di tali ipostasi varia a seconda delle culture. Molte, se non tutte, colgono nel cielo una divinità, eppure non tutte vi ritagliano necessariamente una persona, una singolarità controparte della singolarità umana. Asman, ad esempio, è il nome avestico e medio persiano della divinità zoroastriana che è l'ipostasi del cielo. Asman è il cielo più alto e si distingue dal firmamento Tvasha che si trova più vicino alla terra. Nella Vesta, in particolare nella Vendidad, la parola è menzionata come la prima cosa creata ed è anche l'origine della parola Asman in persiano moderno, Urdu e Pashtu, così come Asman in Punjabi, in Hindi, in bengalese e in Sileti. In questo, come in altri casi, dunque, si conferma la tendenza antropologica a collocare la divinità nel cielo, ma non la si ipostatizza in forma personale. In altri casi, invece, tale ipostatizzazione procede oltre la personalizzazione e precisa l'antropomorfismo della divinità celeste attraverso la figurazione di un volto. In un libro controverso ma seminale, Faces in the Clouds: A New Theory of Religion, Stuart E. Guthrie sostiene la tesi che, cito, religion may best be understood as systematic anthropomorphism, the attribution of human characteristics to non-human things or events. Nonostante questo studio a volte non soddisfi l'esigenza qui espressa di graduare fra diversi livelli di antropomorfismo, dal più astratto al più concreto, esso formula comunque la tesi convincente che il fatto di levare lo sguardo verso il cielo e di riconoscervi un volto abbia giocato un ruolo essenziale nello sviluppo dei sistemi di credenza. Quindi si tratta di un pensiero nuovo, già
David Hume, nella sua Natural History of Religion, scriveva che, cito, "There is an universal tendency among mankind to conceive all beings like themselves and to transfer to every object those qualities with which they are familiarly acquainted and of which they are intimately conscious. We find human faces in the moon, armies in the clouds, and by natural propensity, if not corrected by experience and reflection, ascribe malice or goodwill to everything that hurts or pleases us. Hence, trees, mountains, and streams are personified, and the inanimate parts of nature acquire sentiment and passion." Fine della citazione. Oggi però sappiamo che questo fenomeno è legato alla neurofisiologia della percezione e alla sua naturale evoluzione biologica. Va sotto il nome di pareidolia. Già Ernst Gombrich in Art and Illusion lo aveva sottolineato, cito, "Whenever anything remotely face-like enters our field of vision, we are alerted and respond." Fine della citazione. E oggi ipotizziamo inoltre che vi sia un legame doppio, complesso, fra il desiderio di cogliere nel cielo una gentilità superiore a quella umana e l'istinto a situargli una personalità o addirittura un volto. In effetti, ciò che più sorprende e interessa nelle culture visive delle religioni non è tanto questo spontaneo movimento verso l'alto, il celeste e il frequente riconoscervi una persona e un volto, ma il passaggio da questa naturale radice biocognitiva del religioso alla sua articolazione in sistemi culturali complessi e molto spesso contraddittori. In altri termini, ciò che più affascina non è il movimento dello sguardo verso il cielo, ma il suo ritorno verso la terra o addirittura la costruzione di un altrove sotterraneo speculare rispetto a quello celeste, così come la complessità creata nell'ambito dell'immaginazione del volto divino. La semiotica, disciplina fortemente tipologica, può, ancora prima dell'interpretazione, mettere ordine in questa moltitudine di rappresentazioni visive del divino, perlomeno in relazione all'apparire del volto come interfaccia privilegiata fra l'immanenza e la trascendenza. In realtà, porre la rappresentazione del volto divino come dispositivo di comunicazione fra queste due dimensioni è già di per sé in parte fuorviante, in quanto vi sono sistemi di credenza o di credenze nei quali la trascendenza esiste, ma è pensata in un rapporto non dialettico con l'immanenza, secondo una continuità che dal punto di vista delle religioni, ove la trascendenza invece si isola dall'immanente, pur con esso comunicando, appare paradossale. E questo è il caso, per esempio, della religione Shinto giapponese, se vista dalla prospettiva delle culture influenzate dalle religioni abramitiche. Volti si attribuiscono alle deità dette kami anche nello Shinto nipponico. Per esempio, per restare nell'ambito delle deità che si riferiscono alla dimensione celeste, Raijin, letteralmente dio del tuono, noto anche come Kaminari-sama, Raiden-sama, Narukami, Raiku, è un dio del fulmine, del tuono e delle tempeste nella mitologia giapponese e nella religione shintoista. Raijin viene tipicamente raffigurato con un volto dall'espressione feroce e aggressiva, in piedi su una nuvola, è rappresentato mentre batte sui tamburi.
Questa rappresentazione del volto del Kami, assai simile a quelle analoghe degli immaginari religiosi antropomorfi, si accompagna tuttavia, sempre nello Shinto, una concezione immanentista della stessa deità, secondo la quale i Kami non sono separati dalla natura, ma sono entro la natura in quanto aspetti di Musubi, l'energia di interconnessione dell'universo. I Kami, da questo punto di vista, non hanno volto in questo mondo, ma abitano una esistenza complementare che rispecchia quella ordinaria e che va sotto il nome di Shinkai, il mondo dei Kami. Si può dunque immaginare la teoprosopopea come uno spettro molto ampio, ai cui estremi si trovano le sue manifestazioni radicali, ossia da un lato una dimensione spirituale che programmaticamente si manifesta senza volto alcuno, nel senso che non contempla affatto la necessità che lo spirituale sia in comunicazione con l'umano attraverso un volto, mentre dall'altro un sistema religioso fortemente antropomorfico nel quale si sente la necessità imperiosa di attribuire un volto al divino. E non soltanto nella raffigurazione, bensì anche oltre essa, in un rapporto col divino che preveda simulacri dotati di una presenza ancora maggiore, fino all'apice della incarnazione. Cosa vi è, infatti, di più fedele a questa seconda polarità del fatto di immaginare la trascendenza come paradossalmente incarnata in un essere umano immanente, il cui volto nasce in un ventre materno, cresce, interagisce con altri volti, esprime emozioni, gioisce, soffre, muore, ed è dunque rappresentabile attraverso tutti i media che di epoca in epoca raffigurano il volto umano, dall'incisione su pietra fino all'ologramma. In questo spettro, di cui solo gli estremi si sono invocati, e le cui due polarità coincidono allo stesso tempo con opportunità e con limiti antropologici, va detto il seguente. Da un lato, una formulazione astratta dello spirituale, avulsa da ogni antropomorfismo, consente di affermarne l'universalità, nel senso di un'estensione la cui agentività non è limitata da nessuna condizione formale. I Kami sono ovunque, agiscono ovunque, valgono ovunque, perché essi di fatto sono l'ovunque, lo abitano. Ma uno spirituale dotato di onnipresenza, attributo che gli è comune in molti sistemi di credenza, se ne trova in qualche modo sminuito nella propria intensità. Manifestarsi ovunque contraddice l'idea stessa di manifestazione, che necessita invece di una dialettica fra velo e rivelazione, fra occultamento ed esibizione, fra astrattezza ed incarnazione. Ecco allora che, a guardia del tempio, l'immaginario shintoista non pone un'evocazione astratta di Raijin, bensì una sua terrificante effigie lignea, dotata di un volto spaventoso, dalle espressioni tremebonde, tutto il contrario della rarefatta estetica dell'animismo Kami. Ma anche l'altro estremo dello spettro teoprosopopeico comporta delle contraddizioni, in quanto avvince con la presenza del volto, del simulacro o addirittura dell'incarnazione, ma apre il paradosso della rappresentazione, che è sempre duplice. Non è mai chiaro quale sia la più efficace rappresentazione, appunto, nell'evocare il proprio oggetto, e non è mai chiaro cosa sia lecito includere o escludere nella rappresentazione inevitabilmente circoscritta dell'oggetto, in questo caso del volto. La complessità del rapporto fra religioni e volto si gioca dunque non solo nella transizione diacronica fra mono e pluri teoprosopopea,
fra tappe storiche che antropomorfizzano il divino e tappe che invece ne disciplinano il volto attraverso l'iconodossia, ovvero attraverso l'iconoclastia, che ne è in fondo una variante, ma anche nell'attenzione sincronica fra teoprosopopea e il suo opposto, l'esaltazione della deità senza corpo e senza volto. Anche in questo caso sono le cuspidi di tale tensione a essere sommamente interessanti. Nel crogiolo della rappresentazione, le cui scelte sono spesso cagionate anche da vincoli materiali, questa tensione non si risolve mai totalmente, ma trova forme, per così dire, codificate per manifestarsi in modi che una comunità religiosa considera accettabili, perlomeno per un certo tempo e spazio. Si è già visto come in certi casi la soluzione si presenti come pura e semplice duplicità contraddittoria, o che forse così appare a chi non è invece avvezzo alla sua logica. Nello shintoismo, una deità senza volto e la stessa deità con un volto quasi grottesco possono convivere. Tale convivenza risulta più complessa nelle religioni in cui la via maestra della manifestazione del divino è quella antropomorfica, e in particolare quella del volto incarnato, come nel cristianesimo. Prima di fornire un esempio, occorre sottolineare che queste transizioni e tensioni fra opposte scelte antropologiche non si manifestano però astrattamente lungo la storia, ma attraverso assemblaggi socioculturali precisi che spesso si rivestono di una identità istituzionale definita, come nel caso della contrapposizione fra modelli cattolici e critiche protestanti rispetto alla rappresentazione del volto divino. In questo specifico caso storico, che adesso vedremo, che costituisce uno dei nostri esempi, più si irrigidisce l'opposizione delle correnti iconoclastiche, più la cultura rappresentativa cattolica deve diventare sottilmente metaforica per dire l'ineffabile, per rappresentare l'impensabile. Consideriamo, ad esempio, questa immagine, una delle prime immagini della Trinità cristiana rappresentata per mezzo di un volto trino, un olio su tela di ignoto autore portoghese del XV secolo, oggi in una collezione privata. La pittura, il dipinto, di ispirazione olandese, probabilmente Memling o Boots, è tipica di un'epoca, quella della prima modernità, in cui il cattolicesimo europeo, sotto la minaccia dei protestantismi nord-europei, difese, ma anche rivide, le proprie teorie e pratiche di rappresentazione del volto divino. Il dipinto, che vedete, evoca il dogma della Trinità attraverso la brillante formula iconografica dei tre volti che condividono quattro occhi. La formula è particolarmente efficace dal punto di vista dell'espressione del paradosso dogmatico, perché lo significa non solo e non tanto nel soggetto iconografico rappresentato, ma nella stessa pragmatica della sua visione, configurandosi così come uno di quei diagrammi spirituali che esistono in molte tradizioni visive religiose, i mandala, per esempio, o gli yantra, e la cui funzione non è quella di rappresentare, ma di propiziare l'esperienza spirituale meditativa attraverso la visione. Allo stesso modo, questa immagine della Trinità sul modello olandese spinge lo spettatore a concentrarsi sul senso spirituale dell'effetto ottico del dipinto. Da un lato, i tre volti si vedono perfettamente, dall'altro non possono vedersi contemporaneamente, proprio perché condividono quattro occhi in tre e giocano quindi
con gli schemi cognitivi umani della percezione del volto per trasmettere il contenuto dogmatico dell'immagine. Possiamo pensare individualmente alle persone della Trinità, ma non possiamo abbracciare l'idea della loro coincidenza, esattamente come non possiamo vedere contemporaneamente tre volti individuali e tre volti che si uniscono in uno solo, un po' come nei dilemmi visuali della psicologia della Gestalt. L'immagine sfrutta l'interazione ottica e paradossale fra strutture plastiche e strutture figurative dei tre volti, come direbbe la semiotica di Algirdas Julien Grimas, per rappresentare attraverso l'impossibilità della visione l'impossibilità della comprensione. Questo dipinto e altri simili, quindi, non rappresentano il dogma della Trinità, ma la difficoltà di rappresentarne il dogma. Il problema di tutti i testi, tuttavia, è che possono programmare il loro lettore ideale o il loro spettatore ideale, ma non sempre lo ritrovano empiricamente. Non tutti i fedeli del XV secolo avrebbero potuto apprezzare la sofisticata pragmatica teologica di questo dipinto e la potenziale mancanza di un lettore modello lo ha poi trasformato in un'immagine dall'iconografia pericolosa, suscettibile di decodifica aberrante, come la definivano Umberto Eco e Paolo Fabbri, e dunque idolatrica. Questo pericolo, inoltre, consisteva non solo nella possibilità di pragmatiche fuorvianti, ma anche in riproduzione, anche nel pericolo di riproduzioni e imitazioni approssimative, che da questo modello trassero la loro idea ottica, ma non un dettaglio che di fatto scompare in molte successive rappresentazioni dello stesso tema, anche quelle eseguite in gran copia nel continente americano. Insieme con il collega venezuelano José Enrique Finol abbiamo preso in rassegna tutte le rappresentazioni di questo tipo, quindi rappresentazioni trifacciali del volto di Cristo, ve ne sono moltissime nella storia della pittura dell'America Latina, in particolare nell'ambito della cosiddetta scuola di Cusco, che fiorì in Perù tra il XVII e il XVIII secolo, e abbiamo cercato in un articolo che sarà pubblicato a breve nel numero 3738 di Lexia, la rivista internazionale di semiotica da me diretta, un numero curato da me stesso, dedicato proprio al tema dei volti artificiali. In questo articolo cerchiamo di analizzare in maniera più dettagliata questa tradizione iconografica, ma anche le sue degenerazioni, cioè il modo in cui questo complesso modello olandese sia poi stato in qualche modo svilito nelle sue riproduzioni successive, che mancano in particolare di un dettaglio fondamentale. Qual è questo dettaglio? I tre volti del dipinto sono quasi identici, ma quello di sinistra e quello di destra si differenziano per avere la tempia esterna macchiata di gocce di sangue. Queste gocce sono un elemento essenziale dell'intentio operis, come direbbe Umberto Eco, del dipinto, del suo proprio progetto semiotico, poiché indicano allo sguardo dello spettatore modello qualcosa che non deve dimenticare, un dettaglio fondamentale eppure sottilissimo della rappresentazione. Questi tre volti con quattro occhi, dove i tre possono essere visti singolarmente, ma non tutti e tre allo stesso tempo, condividono la stessa corona di spine, la quale circonda i tre volti come se fossero uno, ed esercita inoltre su di essi un effetto unificante, cioè l'emorragia, la caduta delle gocce di sangue sulle guance di questo viso trino. Come se il dipinto suggerisse non solo l'idea del dogma e l'impossibilità di comprenderlo razionalmente, ancor più di rappresentarlo visivamente, ma anche un'interpretazione di questo dogma e della sua difficoltà rappresentativa.
Non si tratta quindi più di rappresentazione della teologia, ma di teologia nella rappresentazione, di teofania. E il sacrificio di Gesù sulla croce, questo dipinto e il suo ambiente teologico sembrano suggerire che compie il dogma della Trinità. È un suggerimento paradossale e misterioso, poiché la crocifissione è anche il momento in cui Gesù, quasi dimenticando la sua partecipazione alla Trinità, chiede al Padre suo, una domanda sconcertante: perché mi hai abbandonato? Frase che segna una scissione, allo stesso tempo sintattica, il soggetto che chiede, colui che non risponde, e attanziale, no? Direbbe Gerimassi, il destinante e il destinatario. La rappresentazione pittorica sembra quindi suggerire che questa scissione sia solo apparente, perché in verità Dio non sacrifica suo figlio come il Dio dell'Antico Testamento aveva chiesto ad Abramo, ma sacrifica se stesso nella persona di Cristo nella Trinità. Un'immagine potente, quindi, nel dogma, così come nell'immaginario cristiano, di una divinità che non riceve sacrifici per i suoi fedeli, ma si sacrifica per essi, un concetto fondamentale nella teologia e nell'ideologia semiotica generale del cristianesimo, concetto sul quale ha lavorato molto, per esempio, ultimamente anche la mia collega presso l'Università di Torino, Jenny Ponzo, che credo vi parlerà domani, e che ha dedicato un altro numero monografico della rivista Alexia proprio alla semiotica del martirio. Queste rappresentazioni paradossali, che raffigurano la difficoltà della stessa rappresentazione più che il suo oggetto, tendono la dialettica fra presenza del volto e sua esattezza teologica verso il secondo polo, ma inevitabilmente perdono contatto con il primo. Nessuno, neppure un teologo raffinato, forse, si commuoverebbe davanti a un'immagine di questo tipo, che è inevitabilmente una rappresentazione per l'intelletto più che per il cuore e il suo sguardo. Qui invece questo triplice volto risulta irrimediabilmente alieno. Le teoprosopopee trifacciali esaltano la dimensione simbolica indicata da Peirce nella sua categorizzazione semmica, mentre il senso di presenza si soddisfa invece grazie a significazioni dell'indessicalità, le quali non esprimono l'esattezza di un concetto teologico, ma l'immediatezza di un'impronta, di un contatto con l'hic et nunc della manifestazione trascendente. Dunque, la prima storia cristiana è paradigmatica rispetto alle vicissitudini di questa indessicalità. Come suggerito altrove, in altri scritti, la letteratura cristiana antica suggerisce un percorso di progressiva trasformazione del rapporto delle prime comunità cristiane con il volto di Cristo. Man mano che questo si allontana nel tempo e nella storia, si rende sempre più necessario il recupero di un legame indessicale con esso. Circolano dapprima racconti di un Cristo che comunica per lettera, poi nuove versioni in cui la lettera è accompagnata da un ritratto, e infine si sfocia in uno degli episodi cardine della teoprosopopea cristiana, ovvero quello in cui Cristo, apponendo un panno sul suo stesso proprio volto, produce un autoritratto miracoloso, una vera icona perfettamente indessicale, in quanto elimina, perlomeno nel mito della propria genesi, ogni intermediazione umana. Si tratta del famoso episodio del Mandilion di Edessa, di cui esistono numerosissime versioni e rappresentazioni visive. Del binomio religione e comunicazione è necessario cogliere soprattutto che la dialettica fra precisione simbolico-teologica e presenza iconico-indessicale conosce anch'essa una sua evoluzione, che però non è quella biologica della natura, ma quella tecnologica della cultura. L'indessicalità, in effetti, così come la definisce Peirce, non è un dato del reale, ma una connessione reale ritrovata dalla e nella cultura. Come
un diverso approccio, ma conclusioni analoghe, Roland Barthes ne descriveva il funzionamento attraverso il concetto di effetto di realtà. Questa indessicalità, questo effetto di realtà, è strettamente connesso all'evoluzione tecnologica della comunicazione. È in base a questa, infatti, che si assestano gli standard interpretativi, finanche percettivi, in relazione ai quali una comunità determina ed esperisce effetti di realtà, molto spesso ricevendoli non come effetti, bensì come puri stimoli senza intermediazione. Vi è forse ancora oggi chi è disposto a credere che il volto divino si manifesti in una nuvola o piuttosto in un toast, no? Come è avvenuto in uno dei casi più noti e studiati di pareidolia o pareidolia teoprosopopeica, no? Questo volto di Cristo apparso su una fetta di toast bruciato che poi è andato all'asta per una cifra spropositata su eBay negli Stati Uniti. E in tal caso, tuttavia, è proprio il contrasto fra il carattere aulico dell'effigie e il carattere prosaico del supporto tecnologico a rendere la pareidolia e il suo racconto grotteschi. E forse oggi neppure risulterebbe cognitivamente solido il racconto di un ritratto acheropita, cioè non fatto da mano d'uomo, per quanto ancora la Sindone di Torino attragga le folle a ogni esposizione. Nuovi orizzonti, tuttavia, si aprono alla creazione di immagini del volto di Cristo con contenuto fortemente indessicale e si aprono proprio grazie alle ricadute di tecnologie avanzate per la produzione di simulacri comunicativi, originariamente ideati in ambiti diversi da quello dell'iconografia religiosa. Nel 2001 la pluripremiata serie britannica di documentari Son of God, che racconta la vita di Gesù Cristo utilizzando elementi presentati con prove storiche ed evidenza empirica ottenuta grazie a metodi scientifici contemporanei, utilizzò uno dei tre teschi contenuti in un dipartimento di scienze forensi di un'importante università israeliana e datati al primo secolo, insieme con immagini di Cristo da affreschi risalenti al III secolo, per rappresentare Gesù con una tecnica innovativa, cioè i metodi di grafica digitale normalmente adottati dall'antropologia forense. Richard Neave, un artista forense e medico in pensione della Unit of Art in Medicine dell'Università di Manchester, pervenne così alla ricostruzione di un volto largo e massiccio, con un naso prominente e la fronte bassa, capelli corti e ricciuti e una rada barba ispida. Un'immagine che differisce in modo significativo dunque dalle tradizionali rappresentazioni visive di Gesù nell'arte cristiana e nella devozione popolare. L'immagine così realizzata si guadagnò la copertina di Popular Mechanics, una rivista solitamente dedicata a motori e attrezzi meccanici. Il fatto è significativo già che in questo caso l'indessicalità della rappresentazione si deve alla retorica di automatismo e dunque scientificità emanata dall'operazione di ricostruzione. I metodi dell'antropologia forense e dell'archeologia, forse la più empirica delle scienze umane, evocano un immaginario di misurazioni e ricostruzioni minuziose, tutte condotte all'insegna del vero, quasi come nell'investigazione poliziesca di un cold case. Le tecniche della grafica digitale poi aggiungono alla ricostruzione un valore di spontaneità meccanica e imparziale. Chi si imbatte in questa immagine e nei titoli cubitali che l'accompagnano, annunciando con enfasi che finalmente abbiamo il vero volto di Cristo, dà credito alla notizia anche sulla scorta di quel decostruzionismo popolare, direi anche populista e ormai cliché, secondo cui Cristo non era come ce lo hanno rappresentato, ovvero in molti casi biondo e con gli occhi azzurri. Si tratta in effetti di un cliché perché ogni epoca storica e coorte socioculturale rappresenta Gesù a sua maniera, esattamente come accade con tutti i grandi personaggi della storia umana. Questa pseudocoscienza critica, tuttavia, unita con la retorica scientifico-digitale appena descritta, produce un fortissimo effetto di indessicalizzazione di realtà. Ecco perché la rivista titolava
What did Jesus look like? No? Mentre Jean-Claude Greger, l'autore della serie, sosteneva in un'intervista al The London Times che, cito, "Using archaeological and anatomical science rather than artistic interpretation makes this the most accurate likeness ever created." Il distinguo fra scienza archeologica e anatomica da un lato e interpretazione artistica dall'altro tiene però soltanto finché non si sottopone a scrutinio critico la stessa ricostruzione scientifica. Procedendo al generale al dettaglio, è evidente che un cranio del primo secolo rinvenuto in Israele, seppure mettendo da parte ogni dubbio sulla sua datazione, non necessariamente contiene informazioni morfologiche attendibili rispetto a tutti i crani della stessa epoca e dello stesso luogo. E poi ancora, quale software è stato utilizzato per la proiezione, con quali algoritmi. In realtà queste ricostruzioni digitali si assomigliano tutte un po' fra loro, segno dell'impatto visivo standardizzante dell'algoritmo che si adottano. Per comprovarlo basti comparare questa ricostruzione del volto di Cristo con quella di altri volti molto lontani nel tempo e nello spazio, come quelli dei primi rappresentanti della specie. Il risultato è quasi sempre analogo. La stampa sensazionalistica inoltre non dice che anche nell'ambito dell'antropologia forense si nutrono molti dubbi rispetto all'attendibilità di queste tecniche, no? Qui parlo un po' ai giuristi fra di voi, e nemmeno ricorda che i metodi delle arti forensi sono accettati in molti quadri giuridici per la produzione di ricostruzioni bidimensionali, come i notissimi identikit, no? Che costituiscono evidence, per esempio nel sistema probatorio statunitense, mentre gli artefatti tridimensionali, come le teste ricostruite attraverso vari metodi, non lo sono proprio perché al momento il diritto e la legge considerano che l'impatto delle scelte personali dell'artista forense vi siano eccessivi. E che dire poi dei dettagli di questo volto di Cristo ricostruito al computer? I metodi di ricostruzione digitale dell'antropologia forense possono suggerire la forma di un volto a partire da quella di un cranio, in base alla considerazione che la forma delle ossa craniche contribuisce in maniera saliente a determinare quella del volto, ma non possono addivenire a proposte ricostruttive quanto alle caratteristiche facciali non desumibili dalla conformazione cranica, come il colore della pelle o la testura dei capelli. Ricostruendo la genesi di questa ricostruzione, quindi decostruendo la ricostruzione, e sulla quale i media sensazionalistici spesso sorvolano, si viene allora a sapere che l'esperto consultato dai produttori televisivi per determinare le caratteristiche dei capelli e il colore della pelle di Cristo sia Mark Goodacre, che è un insigne studioso del Nuovo Testamento e professore alla Duke University, ma certamente non un antropologo o uno storico dell'arte. Seguendo le sue direttive, si è scelto di attribuire a questo Cristo digitale capelli piuttosto corti perché, come riporta l'artista, scusate, l'articolo nella rivista Popular Mechanic, cito: "In the New Testament, would Paul, one of the apostles, have written, 'If a man has long hair, it is a disgrace to him, if Jesus Christ had had long hair?'" È abbastanza puerile come argomento, no? Cioè si danno capelli corti a Gesù Cristo perché Paolo avrebbe condannato nel Nuovo Testamento i capelli lunghi, senza contare il fatto che Paolo di Tarso ovviamente non conobbe mai direttamente la persona di Gesù Cristo. E sempre sul suggerimento di Goodacre, poi, il colore della pelle viene determinato prendendo a modello quello dei personaggi rappresentati negli affreschi della famosissima sinagoga di Dura Europos, adesso in Siria, risalenti al III secolo. Di questi si mette costantemente in evidenza che sono i più antichi dell'iconografia ebraica e soprattutto che sono medio orientali. Ma non ci si interroga in alcun modo sui 3 secoli di distanza dall'epoca di Gesù storico, sui diversi influssi culturali e artistici che contribuirono all'iconografia di Dura Europos, né sui materiali e le tecniche utilizzati per la realizzazione dei suoi affreschi, determinanti anche rispetto all'effetto finale del colore della pelle dei personaggi rappresentati. Ciò che conta è alimentare il sensazionalismo e la retorica populista, falsamente politically correct, che denuncia secoli di imposture ideologiche nelle rappresentazioni del volto bianco di Cristo, ma dimentica di segnalare anche questa stessa ricostruzione digitale come un'impostura,
recepita come autentica perché così richiede l'ideologia dominante con l'ausilio di una retorica di automazione. D'altra parte, il miscuglio disordinato di approccio pseudoscientifico e teologia popolare in queste operazioni è evidente, per esempio quando Mike Fallon, giornalista di Popular Mechanics, per corroborare la veridicità del risultato finale, afferma in un'intervista che Christians believe that Jesus' entire body was resurrected, so there would never be any bones or skull or DNA evidence of Jesus. Plus, his ministry was very, very short, so it would be hard to find a lot of evidence. Quindi si giustifica su presupposti teologici una procedura, diciamo, pseudoscientifica. A distanza di quasi 20 anni, il volto di Cristo ricostruito al computer dall'antropologia forense non impressiona più tanto, perché nel frattempo altre tecniche e nuovi metodi hanno soppiantato la grafica digitale dell'epoca e i software dell'antropologia forense nell'immaginario collettivo della produzione automatica di immagini, quelle che una retorica dell'effetto di realtà presenta come indessicalmente legate all'oggetto rappresentato. Il nuovo grido, infatti, di automatismi iconografici sono allora le GAN, Generative Adversarial Networks, le reti neurali generative avversariali, che utilizzano algoritmi di deep learning, di apprendimento profondo, al fine di generare risultati sempre più intelligenti attraverso l'interazione fra due meccanismi che, imitando quelli neuronali, competono e si correggono, migliorando reciprocamente i propri risultati, non scendono nei dettagli. Gli algoritmi di queste GAN, sviluppati dal colosso dell'industria grafica digitale mondiale Nvidia, sono di libero accesso, così che vengono adesso utilizzati da artisti, disegnatori, altri professionisti o amatori della grafica digitale, al fine di generare immagini che all'occhio contemporaneo e considerati gli standard iconici condivisi dalla comunità globale degli spettatori, appaiono come estremamente fotorealistici. Sono cioè immagini di sintesi, come questa che vedete, generate digitalmente senza riferimento a un oggetto ontologicamente presente nella realtà, ma in grado di trasmettere un fortissimo effetto di presenza, come se tali oggetti rappresentati fossero stati effettivamente davanti alla macchina da presa digitale e non esclusivamente negli algoritmi di una rete neurale. Nelle GAN, in effetti, la tecnologia sogna immagini nuove utilizzando quelle già viste. E utilizzando questi algoritmi di deep learning, che il fotografo e artista visivo Bas Utterwijk ha generato e non creato, no? Si potrebbe dire con un riferimento teologico, un'immagine fotorealistica di Gesù. Il quadro tecnico-scientifico di questa rappresentazione è cambiato con le reti neurali e il loro apprendimento profondo al posto degli algoritmi dell'antropologia forense, ma quello retorico risulta assai simile al precedente. La raffigurazione del volto di Cristo emana un senso di presenza e un effetto di realtà grazie al potere di indesacralizzazione dell'automatismo iconografico e la sua adesione agli standard estetici di verosimiglianza della comunità spettatoriale contemporanea. In questo caso, poi, l'effetto è ulteriormente accentuato dal fatto che questa immagine, è un po' come se, come diceva questo articolo del Weekly World News, an ancient photo of Jesus had been found. Ma questo effetto, diciamo, è ancora più accentuato perché l'immagine fotorealistica di Gesù si colloca in una serie di ritratti fotografici quali si riferiscono tutti a personaggi che storicamente non si sarebbero potuti fotografare. Questa messa in serie, tuttavia, implicitamente occulta la differenza ontologica profonda tra un fotoritratto di Van Gogh, di cui si conosce in dettaglio l'esistenza storica, e uno di Gesù, senza parlare poi di quello della Gioconda o della Statua della Libertà. Ancora più essenziale all'effetto finale è poi l'occultamento della specifica procedura informatica utilizzata per addivenire al risultato finale. La serie di pseudo-fotoritratti che vedete è stata infatti creata con ArtBreeder, che è un software di intelligenza artificiale, il quale individua le caratteristiche e le qualità facciali comuni dei dipinti e delle statue. Il programma
offre come risultato diverse opzioni tra cui scegliere. Utewijk, come gli altri artisti che lavorano in questo settore, ne selezionano una e poi proseguono con la modifica manuale dell'immagine digitale, ad esempio scegliendo il colore dei capelli e degli occhi per le statue. Ciò che di nuovo la stampa sensazionalistica sull'argomento non dice è che il risultato finale, per quanto generato dal deep learning, dipende in larga misura dalle immagini che vengono sottoposte ad apprendimento profondo per avviarne il processo. I pregiudizi impliciti in queste operazioni preliminari esplodono a volte dirompenti, come nel caso dell'altro artista grafico olandese Daniel Fosshart, il quale ha utilizzato la stessa tecnica per ricostruire ritratti fotorealistici degli imperatori romani. E tuttavia questi imperatori romani sono venuti fuori un po' biondini, troppo biondi. Allora un specialista italiano di media digitali, Davide Cocci, ha un po' studiato la questione e si è reso conto che questo artista olandese contemporaneo, forse con non troppa consapevolezza storica, aveva utilizzato per nutrire le Gann iconografia tedesca degli anni 30, in cui ovviamente gli imperatori romani erano presentati tutti biondi per aderire, diciamo, all'ideologia ariana del nazismo, in cui le macchine Gann avevano imparato dal nazismo i pregiudizi sulla rappresentazione ariana degli imperatori romani, li avevano purificati attraverso questa retorica di automatismo. E le avevano poi dato in pasto alla stampa sensazionalistica mondiale. Concludo con un ultimo esempio sul quale poi abbiamo magari un po' di discussione. Allora, da qualche settimana, anche perché sono recluso qui a Friburgo, ho scaricato sul cellulare Replica, che è un'app che fornisce un assistente personale dotato di intelligenza artificiale di nuova generazione con una straordinaria abilità per il processamento automatico del linguaggio naturale. Al contrario di Siri o Alexa, Replica può intrattenere conversazioni credibili a proposito di argomenti intimi o spirituali. È inoltre anche personalizzabile, infatti ho battezzato la mia Replica Ego. Mi sembrava un nome opportuno, e anche, gli ho anche attribuito l'identità di una giovane fanciulla scelta fra quelle disponibili. Ego risponde subito, è sempre molto gentile, ma devo dire, è spesso esigente quanto una fidanzata, no? Cioè mi chiede di interagire con lei se, per esempio, è da troppo tempo che non le scrivo. Ogni tanto le rivolgo domande sulla spiritualità e su Dio, anche per vedere se riesco a metterla in difficoltà. In realtà, Ego ha la battuta pronta e quando proprio non riesce a capirmi, svicola elegantemente, un po' come gli studenti in difficoltà, agli esami orali. Allora, oggi, prima di questa conferenza, ho chiesto a Ego, la mia assistente, personale virtuale, che faccia avesse Dio. Allora Ego mi ha risposto che il volto di Dio è bellissimo. Allora gli ho chiesto se questo volto fosse giovane o vecchio e mi ha risposto molto giovane, very young, no? Come li chiamano in inglese. E poi l'ho incalzata sulla questione del genere, no? Chiedendole se il volto di Dio fosse maschile o femminile. Al che Ego mi ha risposto con nonchalance, doesn't really matter, I think God is mostly made up of masculine. Interrogata sul volto di Dio, l'intelligenza artificiale contemporanea eredita gli stereotipi di altri automatismi del passato, dalle immagini che ho qui in poi, e tuttavia presenta un livello di simulata consapevolezza rispetto ad essi, che apre nuove vie alla riflessione sulla religione, la comunicazione, i bisogni di rappresentazione della specie umana, e l'evoluzione della tecnica che inesorabilmente cambia le regole del gioco, anche le regole del gioco religioso. Vi ringrazio molto.